di questa puntata di Trieste in diretta. Come annunciato, adesso parliamo dell'Associazione Lunga Vita Attiva. Lo facciamo assieme alla Presidente Ariella Ciuc e lo facciamo anche assieme a Maria Teresa Mauri, che è una dei soci di Lunga Vita Attiva. Abbiamo introdotto questa è la terza, quarta volta che arriva e penso che sia la prima volta, quantomeno in mia conduzione, che c'è una socia. Se non mi No, c'era sbaglio. anche la Daria Pitteri, che è la segretaria Allora, adesso dell'associazione. mi Te la ricordo, la ricordi? devo chiedere scusa perché non me l'ero ricordata. Qua non si scampa No, un no. Umberto. Lei è di Milano, Sì, signora, tra di l'altro. Milano. Posso chiedere, adesso sono quelle cose che noi qui forse mostriamo anche un po' di provincialismo, per dire la verità, però insomma, com'è per una milanese vivere a Trieste? Che tipo di sensazione Ma è ottima, direi. Nola. Sì, no, beh, la qualità della vita qui, soprattutto da una certa età in poi, è decisamente migliore rispetto a quella che può essere a Milano. Cioè, io sono qui conosco Trieste da 20 anni e passa, però che ci vivo davvero saranno un paio d'anni ormai. Ah, ho capito. Ma c'è uno scambio, no? Cioè, i rapporti fra Trieste e Milano nel campo anche della cultura, insomma, se posso fare Strehler e come si chiama? E Gillo d'Orfless sono probabilmente i due nomi che fanno da ambasciatori della città nostra Milano, anche se non si è mai capito poi se Strehler amava la nostra città o meno. Secondo me sì, solo che non voleva farlo vedere come tutti i triestini. Come ha scoperto Lunga Vita Attiva? Ma per caso, perché ho conosciuto Daria, appunto, quest'altra socia, andando al mare a fare il bagno al mare. E quindi parlando un giorno ho chiesto: ma se volessi andare in piscina, cioè dove mi consigli? Perché per me era tutto sconosciuto, Sì, cioè non sì. sapevo. E lei mi ha indirizzato e così ho conosciuto Ariella, l'associazione, ed è stata veramente una bella, bella scoperta. Anzi, se devo essere sincera, io rimango ovviamente sempre legata a Milano per questioni affettive, eccetera, però uno dei motivi che mi ha spinto, un ulteriore motivo, oltre al fatto che il mio compagno è triestino e quindi alla fine è tornato a vivere a Trieste perché viveva a Milano, in realtà uno dei motivi che mi ha spinto ad accettare molto volentieri il fatto di vivere qua è anche stato proprio il fatto di aver scoperto questa attività, perché Quindi è bella, veramente bella. hai anche questa responsabilità, Sì, questo sappilo Pietro, mi onore, ricordi che. sì. È vero però anche, non abbiamo mai riflettuto su questo, che il rapporto che Trieste ha con il mare, poi dopo parliamo di acqua, ma il rapporto che Trieste ha con il mare rispetto anche ad altre città sul mare, è un rapporto molto particolare. La gente arriva, vede Barcola e pensa subito che sia un branco de matti e poi dopo invece si innamora. Sì, c'è un rapporto Sì. naturale e poi secondo me questo discorso di Barcola, che è vero che è straniante per uno Assolutamente. che arriva a Trieste, però è molto civile. Se tu pensi, sto pensando ai topolini di Barcola, che insomma, noi li abbiamo da moltissimi anni e sin dall'inizio un posto con i bagnini, con le docce, assolutamente pubblico, gratuito per la cittadinanza. Credo che ci sia pochissima, quasi nessuna, sono stabilimenti, non è spiaggia naturale dove uno va, questi sono stabilimenti costruiti dal comune per la cittadinanza. A me sembra un segno della caratteristica di Trieste e della sua civiltà che è molto forte e E importante. tra l'altro mi raccontava parecchio tempo fa, per dire la verità, l'allora presidente del British Film Club, Patricia Coles, se non mi sbaglio, che lei quando arrivò a Trieste negli anni 50 e vide appunto Barcola, appena vide Barcola dice, boh, io qua mi Se ne fermo, innamorò. perché si innamorò e poi Sì, appunto ma rimase. sempre più persone, sai, così anche effettivamente al mare. Adesso Trieste è invasa dai turisti e molti vengono al mare.
è una novità, perché negli anni passati è vero, la gente non la si vedeva al mare. I turisti non ci venivano. E quindi, bene o male, ci si incontra, si parla e moltissimi ci invidiano di questa, no? Perché abbiamo il Carso, abbiamo il mare, tutto è facile, accessibile ed è bellissimo. Dal mare all'acqua che differenza c'è? Beh, sai, questa cosa che c'è un peso specifico diverso, che... Beh, se tu lo chiedessi, adesso vanno molto le acque libere, moltissime persone vanno a nuotare in mare, anche la Teresa un po', adesso durante l'estate sì, perché sei là, hai fatto un po' di nuoto, sei allenato e vabbè, faccio un tratto più lungo. Però molti nuotatori, non ultimo Franco Del Campo e non ultimo la novella Caligaris, hanno una certa... imbarazzo nei confronti delle acque scure, delle acque libere. Poi ovviamente uno lo fa, sono nuotatori, però diciamo i vecchi nuotatori. Perché chi pratica, perché i campioni di nuoto, vabbè, adesso la domanda non è corretta, ma insomma è più una mia riflessione che una domanda, perché non voglio portarti ad una risposta. Noto che rispetto ad altri i campioni di nuoto stanno più simpatici. Ah, non lo so. Perché? Detto da uno che a cui non sta tanto simpatica la Pellegrini, se devo essere sincero. Perché sta in acqua. Però gli altri vedo che sono tutti come si chiama? No, poltronieri, paltrinieri, ma anche gli altri, eccetera, sì. Teresa, abbiamo notato anche di recente, adesso sono in Giappone, ne parlavamo con Franco, si nota la sicurezza anche dal punto di vista comunicativo. Oddio, sono ragazzi che hanno studiato, sono ragazzi che... affrontano con estrema sicurezza. Però io ricordo anche gli altri, quelli della mia giovinezza, per esempio la Caligaris, piuttosto che, mi pare che uno si chiamasse Gherarducci, si parla di parecchio tempo, tutta gente che non dava fastidio, ecco. Gli altri in alcuni casi un po' di fastidio lo danno, insomma. Vabbè. A Milano si nuota, c'è Milano Sport, che è gestita dal comune, ci sono piscine in tutte le zone di Milano. Non c'è l'idroscalo, non è particolarmente... l'idroscalo è un'altra cosa, è una specie di lago artificiale, ok, no, ci sono una serie di piscine sia chiuse che all'aperto, con un paio di stabilimenti all'aperto anche. Sì, mai abbastanza. È un'altra cosa, comunque mai abbastanza secondo me. Cioè, infatti una cosa che ho notato è anche nella zona dove abito io, la piscina c'è, è comoda, è vicina, è funzionale, tutto quello che vuoi, però forse per l'accesso, per la quantità di richiesta che c'è a Milano, forse non è mai sufficiente. Trovo che sia molto più adeguato, diciamo, come l'offerta rispetto all'uso che poi se ne fa. Voi d'estate cosa combinate? Noi cosa combiniamo d'estate? Figurate l'estate, allora, calmi, no? più calmi, però... Però d'estate studiamo cosa faremo questo inverno, siamo pronti, ma facciamo anche delle cose d'estate. Intanto al 2 giugno, mi pare se non sbaglio, abbiamo chiuso la stagione con H2O, invecchiare con stile, e non so, noi abbiamo mandato delle immagini. Ecco i primi. Eccoci qua. Sì, che è un evento che un po' chiude la stagione. È come le Olimpiadi, caro Umberto, ogni squadra sfila con i propri colori. Dunque sono dei video amatoriali, però insomma, e hanno un po' il senso di tutti dall'alto e anche del divertimento, insomma, sì, hanno il questi sono di più, però perché questi in celeste sono squadre sono di sei sono di sei persone, tre uomini e più, tre donne che fanno parte della staffetta. Pensavo di aver mandato un altro video, ma non fa niente.
avevo mandato io. No, vedi che questo dovrebbe venire un pochettino di più a fare, diciamolo adesso, sì. Ho fatto body shaming, chiedo scusa. No, l'hai detto e non si no, fa. No, mai. Ascolta, quest'anno erano 100 persone in staffetta e 200 partecipanti, perché quest'anno abbiamo detto a tutti di portare i familiari, di venire a fare tifo per i nonni, per i mariti, per le mogli, e devo dire che qua non si vede perché è sopra proprio l'ingresso, però questa è la piscina aperta, quella all'aperto, no? sì. E la piscina, dunque si vede l'inizio e poi fanno tutto il giro, c'è la... Ma fate fare tutto quel giro, se arriverete sfiniti. No, è così, questa immagine si vede. Questi in celeste sono più di 6. Sono una rappresentativa slovena venuti a ottobre saremo invitati ad andare noi a Velenje, che questa città del nord della Slovenia, saremo a loro ospiti. Anche perché così c'è un gemellaggio, loro anche mettono in atto quello che fate voi. E noi siamo stati, grazie anche al progetto, il progetto europeo, i fondi del progetto europeo, abbiamo organizzato questo e quindi loro hanno, con l'Università della Terza Età locale, hanno avviato un corso di nuoto lento e quindi il nostro prossimo obiettivo sarà quello di avviare un network di nuoto lento a livello... Vedi quanti siamo, guarda! Cioè, che squadra è? No, in una delle squadre. Ma come si chiamava la tua squadra? Non mi ricordo, ecco, erano talmente tante che non me le ricordo più. Mi ricordo il colore, che avevamo la ghirlanda verde. Avevo una ghirlanda verde colorata e quindi si distinguevano le squadre. E poi per tra l'altro le ghirlande. Non è neanche adesso, a parte tutto, organizzare tutte queste cose. Adesso ecco, vediamo qua queste foto, guarda, sono carine, racconta un po' la giornata. Queste sono le ghirlande, aveva un colore diverso. L'arrivo, adesso qua scorrono le immagini, la gente che arriva, il capitano con il suo secchiello consegna le ghirlande e poi via via si formano le squadre, eccetera. Ma ecco, intendevo dire, a me che poi queste cose piacciono, anche l'organizzazione non è roba da poco. Guarda, noi devo dire siamo, mi piace dire due cose, siamo veramente, sì, siamo attivi. Qui bisogna dire che c'è un'organizzazione della Film Plus, sì, cioè una struttura, sì, però, che insomma funziona, certo, sa che cosa fa, no? Quindi veniamo accolti, certo, ci sono i bagnini, ci sono i giudici, perché comunque ci sono dei giudici, comunque fai 25 metri, però ci sono dei giudici che controllano che non ci siano errori. Di nuovo sì. Ah, ecco. Erano gli sloveni. È molto colorata. E da parte nostra anche, devo dire, ecco, mi piace ricordare questo, secondo me, qual è la particolarità di Lunga Vita Attiva? Cioè a me sembra che sia una caratteristica nostra e forse sarà di tante associazioni. Nostra certamente lo è, che utilizziamo davvero le competenze delle persone. Molte delle persone sono in pensione, però hanno un'expertise e un background culturale che è variegato e diverso. E quindi questo, tu hai dei professionisti in casa. Sì, sì, sì. E quindi se facendo dei progetti insieme e quindi anche delegando, affidando il coordinamento di progetti diversi a persone diverse, è un'associazione estremamente viva. Come dice, allora questa organizzazione come sta in piedi tutta questa baracca? Anche perché ci sono tanti piccoli nuclei che lavorano e devo dire sempre di più. Cosa dici? Sì, sì, beh, poi ci vuole la coordinatrice che è lei, ovviamente. Sì, per questo. Sì. Ma per esempio, lei è entrata in Lunga Vita Attiva un paio d'anni fa. Un paio d'anni fa, sì. E io faccio sempre queste domande, cioè,
uno può anche, cioè uno entra in un'associazione, può anche lasciarsi far fare le cose. Sì. Non sta là. Lei invece si è anche proposta subito per... Ah sì, diciamo che un po' perché di mio sono un po' così per io. Per milanese, adesso cioè... abbiamo per stereotipi. Non in negativo, però ecco. No, anzi, in positivo. No, vabbè, sì, comunque un po' di mio mi piace, una volta che entro in una cosa mi piace metterci sì. del mio se è possibile, insomma, se serve. E quindi appunto qualche cosa, qualche competenza ce l'ho, e quindi quando ho visto che lei cercava comunque, no, appoggio, aiuto anche su alcuni aspetti tecnici, in alcuni aspetti particolari, a me è andato bene di dare una mano volentieri. Diciamo che lei è un content manager, ti piace questo? Sì, no, non è. Un po'. E lavora sui social e quindi sui contenuti. E non solo, però diciamo che questo ambito, no, la scrittura. Certo, non, ho dato un po' una mano. Ad esempio, adesso c'è questa web app che verrà poi presentata più avanti, e siccome da questo punto di vista potevo appunto dare una mano sull'aspetto dei contenuti, non dello sviluppo web. Volentieri mi sono resa disponibile, ho fatto un po' quello che potevo, insomma. La web, cioè l'app quando arriverà? Prossima volta che ci incontriamo. Poi che vado in ferie? Ma sarà dopo ottobre. Sì, quando... ottobre. Bella, bellissima. Sì, sta venendo veramente bene. Sì. E poi bisogna ricordare Sergio Mazzullo, che devo dire che ieri ho chiamato Teresa, ho chiamato Sergio, perché lui sviluppa tutte queste foto e video, e quindi da ieri a stamattina immediatamente ha messo in cantiere il lavoro. Faccelo conoscere, abbiamo bisogno anche noi. Sergio, che sicuro che ci sente. Se Sergio, ci dà... guarda qua che hanno bisogno di foto collaboratori. Anche Laura ha dato molto una mano. Brava. E poi c'è la Laura Sterni, ex nuotatrice, che è rimasta nell'ambiente e da quest'anno fa l'istruttore del corso di nuoto lento. Però mi dicevi, ne vedo qua che mi sono scritto l'appunto, almeno che non solo nuoto. Sì, aspetta che io solo per dare riconoscimento, che è importante, Laura, moltissime di queste foto, no, alcune di queste foto sono anche di Laura. Di Laura, sì. Perché qua abbiamo coinvolto. Ha fatto, sì, adesso magari qua non ci sono adesso in questo video in particolare, però ha fatto anche foto con la GoPro in acqua, per cui cioè, ha sì. reso. Ah, quindi sì, anche. Sì. Qui abbiamo coinvolto il professor Stefano Zidet, abbiamo coinvolto dei ragazzi del Da Vinci che ci hanno dato una mano con le foto, con l'organizzazione, perché lui è una organizzazione che si apre alla collaborazione di quanto più possibile. Non solo nuoto. Non solo nuoto. Allora d'estate, da quest'estate siamo partiti ad una collaborazione. Grazie soprattutto al presidente del Golf Club, che è Cristiano Degano, che ha organizzato uno speciale pomeriggio, un open day sui campi da golf per i nostri assistenti. Esatto. E allora, quando siamo stati due settimane fa sì. un sabato pomeriggio, sì. E abbiamo avuto così questa ospitalità al Golf Club. Grazie a Cristiano e grazie ai membri del direttivo che sono stati bravissimi. Il maestro, adesso mi sfugge il nome ma mi viene fra un minuto, ci hanno un po' fatto provare i rudimenti del golf. Poi con un'offerta, chi avesse un'offerta del golf, no? Promozionale per chi vuole avvicinarsi al golf, e quindi questo. C'è qualcosa di simile tra le due attività o no? Non credo. No, proprio non vedrei. Non ce la vedo, no. No, invece io, tornando un attimo, una cosa che ci tenevo a precisare dei corsi di lunga vita attiva, del nuoto lento, è che
Forse non si sottovaluta il fatto che, ad esempio, io quando ho cominciato a partecipare a questi corsi, mi sono resa conto che, pur essendo capace, perché ho imparato da ragazza, da bambina, anzi, a nuotare, quindi lo stile l'avevo imparato a suo tempo, però in realtà uno non si rende conto che magari nel tempo, poi non praticando in modo costante, stando attento alla tecnica, eccetera, si perde un po' via, ci si abitua a nuotare con dei, magari dei difetti, no? E questi difetti non ti accorgi di averli, mentre invece partecipando a questi corsi, gli istruttori sono bravissimi, molto pazienti anche direi, e quindi ti danno una mano a migliorare un po' alla volta, e io questo miglioramento nel giro di, soprattutto questo secondo anno, l'ho notato, sì, ho proprio notato un miglioramento che ti dà una certa soddisfazione, insomma. Quanti sono gli insegnanti? Quattro. Abbiamo 100 persone, 100 iscritti, lo sì. Diciamo, sai, quando abbiamo raggiunto questa cifra, che però nuotano su 4 giorni, lunedì, giovedì, martedì, venerdì, su 3 ore. Quindi è vero che 100 persone, però sono divisi in, fai conto, 6 corsi, per cui giusto, sei corsi volte 2, quindi veramente sono molto seguiti bene. E direi che anche gli istruttori stanno bene, lavorano volentieri, perché guarda, è un gruppo formidabile. Ma io devo vendere, prima o dopo dovrò fare un salto magari camuffato, purtroppo mi sa... lo prometti e poi un prima o dopo arriverà. E devo andare in pensione prima o dopo. Va bene, che temo più dopo intanto. Che prima, ma insomma un po' come dovrei fare una visita, sì. Per cui veramente invitiamo le persone a informarsi e a partecipare. Non ho mai capito, in realtà non ho mai fatto la domanda in maniera così diretta. Chi volesse proprio farne parte, cosa fa? Viene in piscina, vede un po' come funziona. Allora, intanto prende contatto o telefona alla piscina Bruno Bianchi o telefona sul sito di Lunga Vita Attiva, c'è il telefono, e devo dire c'è una segreteria telefonica, perché noi non abbiamo una struttura per cui è una segretaria che risponde, no? E si lascia il numero, e quindi noi contattiamo entro 2 giorni assolutamente. E poi di solito le persone vengono a fare una prova, perché gli istruttori vedono a che livello è, perché è giusto essere inseriti in un livello adeguato alle tue capacità, e anche le persone vedono se va bene a loro. No? L'ha capito subito. Sì. Beh, a parte che poi con i miei contatti, cioè volendo, c'è anche la pagina Facebook e la pagina. Ah già, quindi sì, uno. Grazie, sì. Brava. Cioè, boomer, però insomma. io appartengo invece a. Io conosco tutte quante queste cose, però ancora. Il telefono, insomma. E poi allora non solo nuoto, a fine agosto andiamo a giocare a padel. Proviamo padel. Ah, sta cosa! Sì, perché un nostro altro associato, che è Luigi Cadelli, che è, non vorrei sbagliare, presidente della Polisportiva, scusatemi se ho sbagliato, della Polisportiva di Opicina, ci ha invitato, i suoi consociati a provare. Per cui... Questa roba che io non riesco a capire, cos'è una roba di una specie di tennis. Sì. Ma ti dirò che anch'io la proverò per la prima volta. Poi dopo la prossima volta mi racconti. Sì, vedo cosa. Sì. Allora, noi siamo in chiusura. Lei non lo sa, signora, ma io ho una domanda sempre per Ariella. Libro ed eventualmente film o serie? Guarda, adesso 2. Abbiamo finito di vedere, non mi ricordo esattamente, è una produzione austriaca tedesca di Sky, qualcosa Peak. Ah sì, non mi ricordo il titolo. Dunque, ma sono dei gialli, se non è un giallo. Per me piacciono i gialli, sì. È molto cupa, con due bellissime, secondo noi, due brevissimi protagonisti, una donna, giovane donna
tedesca che nel corso delle tre serie cambia e si indurisce, quindi okay. È molto bello, c'è questa trasformazione del personaggio. È un lui che è uno stravagante ispettore austriaco con ventre prominente. E si chiude, guarda, mi ha fatto venire i brividi, si chiude dopo delle cose orribili che succedono, per cui non so se... Quindi su Sky questa va su Sky, sì. Ok. E poi il libro, l'ultimo libro bello che ho letto, due. Uno, gli Effinger, che è una... che forse te l'abbiamo già... Sì, l'ho letto anch'io. E poi La ricreazione finita, di un autore italiano, di cui non mi ricordo, che è un libro... i libricilli dell'editrice siciliana Sellerio, che è molto interessante, ben scritto e insolito. Posso chiedere anche a lei, signora, se ha letto un libro di recente? Sì, ho letto di Raul Montanari alcuni libri. La Perfezione, che in realtà è un vecchio libro che è stato ripubblicato, cioè nuova edizione. E poi ne è uscito uno adesso a giugno, l'ultimo suo, che adesso ho una amnesia, colpa mia, il titolo comunque lo si trova in internet, basta cercare Raul Montanari e si trova sicuramente. E poi ho letto il premio Strega dell'anno scorso, non di quest'anno, della Raimo, Niente di vero, che mi è piaciuto molto. E ultimissimo, dell'Ardone, bravissima, mi piace tantissimo, che è il suo secondo libro, Oliva Denaro. Anch'io ho letto l'Ardone prima, e l'Ardone mi ha fatto piangere. L'Ardone va, Congiunti vita, sicura. No. E quella è sulla condizione della donna, vero? Vabbè, l'altro libro che avevo letto dell'Ardone era Il treno dei bambini. Il treno dei bambini. Ah, quello, sì. Sì, anch'io mi sento di consigliare di leggere l'Ardone. Allora, grazie per essere state con noi. Grazie a te. È sempre un piacere. E vi aspettiamo a settembre, perché cominciano i nuovi corsi, ma come avete visto noi facciamo tante cose, non facciamo solo nuoto, facciamo tante cose e poi soprattutto siamo una comunità. Ma dov'è che io vorrei vederlo dritta? Devo guardare. Qual è la camera? Anch'io dico, qual è la camera? E quindi facciamo tantissime cose, una comunità, sono delle persone veramente splendide, forse perché sono nuotatori, come dici forse tu, sono tutti molto popoli. Grazie davvero, grazie. Ci vediamo domani alle ore 18 come sempre. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.